Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi volevo far vedere come si può ritagliare, o meglio asportare, uno sfondo o ritagliare un soggetto da una foto in pochissimi passaggi, senza nessun software, senza avere nessuna esperienza di editing foto. In pochissimi secondi è possibile rimuovere uno sfondo e quindi avere un soggetto in un formato PNG, quindi senza sfondo, da poter mettere in altre foto o su sfondi che noi vogliamo, quindi farne quello che vogliamo. Quindi asportare un soggetto o un oggetto e averlo disponibile da mettere in altre foto, e questo tutto senza avere nessun software installato nel nostro PC, ma si fa tramite un sito online che funziona veramente molto bene. Quindi adesso andiamo a vedere come si fa a ritagliare un soggetto da una foto e quindi cambiargli lo sfondo attraverso questo sito. Il sito in questione si chiama Edit Photo for Free. È un sito veramente semplice, vi lascio il link in descrizione così potete provare anche voi a rimuovere uno sfondo e quindi ritagliare un soggetto in pochissimi secondi. Adesso guardiamo da vicino come funziona. Per prima cosa apriamo il sito. Il sito è Edit Photo for Free. Una volta aperto ci troviamo questa schermata. Questo è l'esempio che vi fa vedere come funziona il software. Quindi chiudiamo adesso, ok? E cosa facciamo? Basta solo andare a caricare un'immagine in questo quadrato bianco. Quindi possiamo farla facendo Select Image o fare un Drop Image, cioè trasportarla direttamente all'interno del quadrato. Possiamo fare come vogliamo. Adesso io faccio Select Image, così tanto per farvi vedere. Quindi seleziono questa foto. Per dire, io da questa foto vorrei togliere tutto lo sfondo e avere solo il soggetto, cioè io, da poter poi utilizzare in altre foto o su altri sfondi. Quindi cosa dobbiamo fare? Allora ragazzi, non è necessario essere precisissimi in quello che stiamo per fare, però diciamo che più siamo precisi, nel senso non al millimetro, però più siamo precisi più ovviamente il ritaglio sarà ottimo. Quindi andiamo un po' a ingrandire con la lente di ingrandimento la foto, ok? Così sarà più facile scontornarla. E a questo punto selezioniamo il più, vedete che sarebbe il pallino verde, e andiamo a selezionare cosa vogliamo ottenere. Quindi ripeto ragazzi, non è necessario che sia fatto tutto al millimetro, quindi potete già solo fare così, è abbastanza, ok? Non è necessario proprio al millimetro. Quindi l'importante è che diciamo il soggetto sia un po' tutto evidenziato. A questo punto lui, il programma farà lui poi tutto il resto. Una volta che abbiamo selezionato l'oggetto, o meglio il soggetto in questo caso, cosa facciamo? Clicchiamo poi su meno, quindi il pallino non sarà più rosso ma è diventato verde. A questo punto selezioniamo le aree che non vogliamo più avere nella nostra foto. Ok, quindi facendo così vado a selezionare quello che non voglio che ci sia nella mia foto. Okay, ripeto ragazzi, non è necessario sia il millimetro, adesso io lo sto facendo giusto per farvi vedere. Poi se ingrandite molto l'immagine sarà molto più facile girargli attorno, quindi verrà molto molto più precisa la cosa. Comunque questo è quello che bisogna fare, ok? Adesso io faccio anche queste cose, però vabbè, non è sempre necessario. A questo punto basta schiacciare il triangolino bianco qua da parte, cioè questo play, e inizia il processo. Vedete che il processo è velocissimo e guardate come ha scontornato benissimo la foto. La foto è perfetta. Quindi una volta scontornata, ah ragazzi, qua in basso c'è refine, cioè possiamo rifinire se vogliamo la foto. Io questa non l'ho trovata utilissima, nel senso che se si fa 1px va a togliere ancora qualcosa, però magari va a togliere anche qualcosa che non dovrebbe togliere, e man mano che si aumenta, per dire, se vedete che se io faccio 5px, vedete che ha tolto anche i miei capelli, cioè quindi ha tolto tantissimo. Quindi per fare una cosa giusta al massimo 1px si può adoperare, non di più. Secondo me il taglio va fatto giusto all'inizio, cioè quando si va a selezionare con il colore verde e rosso. A questo punto, una volta che abbiamo avuto il nostro soggetto ritagliato, cosa facciamo? Basta cliccare su download qua in alto, il quadratino questo qua giallo, e vedete che è già partito il download della foto nuova, cioè del soggetto ritagliato, quindi sarà un'immagine PNG. A questo punto, se io adesso vado ad aprire nella mia cartella download, vedete che ho l'immagine PNG che è questa, ok? La vado a selezionare.
Ecco, vedete che la foto adesso è stata ritagliata. Ovviamente si può fare più precisa, nel senso che se lo ingrandiamo di più possiamo girargli attorno meglio, cioè non bisogna girare attorno in maniera proprio precisa, però se selezioniamo meglio le parti che vogliamo tenere, ovviamente la qualità della rifinitura sarà ottima. Però vedete che anche qua intorno alla maglietta ha girato intorno benissimo. Adesso poi quello che vedete è su sfondo grigio, quindi una volta che andate a mettere questo soggetto all'interno di una foto, anche le imperfezioni spariscono, si notano molto molto meno. Però tipo qua che c'è qualcosina di imperfezione, se io avessi ingrandito di più la foto e avessi girato con diciamo il pallino verde intorno un po' meglio ai contorni, o meglio fossi andato anche tipo sull'orecchio e poi qua rientrato, sarebbe venuto ancora meglio. Però questo è solo per farvi vedere come in pochissimi passaggi, senza nessuna esperienza di editing foto, è possibile scontornare in pochissimi secondi e in pochissimi passaggi una foto e averla disponibile per divertirci a metterla su altri sfondi o all'interno di altre foto. Quindi ragazzi, avete visto com'è facile attraverso questo sito, che poi è gratuito. In pochissimi secondi abbiamo tolto uno sfondo a una foto. Quindi ragazzi, se questo video come al solito vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo nei prossimi video. Ciao!